giornata diversa, una giornata con poche parole, tanta musica, tanto colore, tanta espressività di ogni tipo. Allora, i compagni delle classi seconde e terze si esibiranno per voi, c'è anche un ragazzo di prima, ecco, prima si sono esibite anche le ragazze delle classi prime, ma per voi c'è qualcosa di diverso, modifichiamo un po' la scaletta, e siccome era una scaletta molto nutrita, qualcosa nei turni precedenti non è stato fatto, cominciamo con la canzone del sole e al microfono Rebecca. Don't act like you forgot. Don't
fate di buche più che di crescere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Hip hop, però, ragazzi, è una cosa completamente diversa ed è questo che puntavo a dirvi venendo soprattutto qui. L'hip hop è un movimento culturale. È un movimento culturale che nasce negli anni 70 in America, a New York, nel Bronx, dove c'erano appunto i ghetti prima un tempo. E colui che ha dato vita all'hip hop si chiama DJ Kulerk. DJ Kulerk era un immigrato giamaicano che, trovandosi nella situazione come quella appunto di New York, del ghetto, si ritrovava alla fine in mezzo a continue contese. Lì ci si sparava, no? Si era armati, lì si risolvevano le faccende in una maniera abbastanza violenta. L'hip hop ha rappresentato un'alternativa. L'hip hop ha portato la pace nel ghetto. Quindi l'hip hop non è da sottovalutare, perché l'hip hop ha una storia molto seria e molto importante. L'hip hop all'interno del ghetto rappresentava la mediazione. Che
Che significa? Significa che due gang rivali, che prima magari si sparavano quando si trovavano a vista d'occhio, arrivavano invece in una situazione in poco, con una situazione che era completamente diversa. Non si sparavano, ma si sfidavano in rima. Si sfidavano in rima. A Torito, l'abbiamo fatto anche a Torito. L'abbiamo fatto anche a Torito. Dimmi. L'ho visto su Facebook. Su Facebook? Ah, vedi, vedi, vedi. Sì, ci siamo presenti anche su Facebook, su YouTube. Ovviamente il nostro invito è anche se riuscite a venire alle situazioni che facciamo per strada, che sono quelle, diciamo, più importanti, dove appunto si respira l'aria hip hop, perché l'aria hip hop è quella che si respira stando in mezzo alla gente, condividendo l'hip hop. L'hip hop si divide in quattro discipline. L'hip hop è espressione libera di quattro discipline che sono l'MC, che sarebbe quella fatta dall'MC, cioè il maestro di cerimonia, che sarebbe un po' l'intrattenitore, va bene? L'MCing, poi abbiamo il DJing, fatto appunto dal DJ sopra i piatti, poi abbiamo il B-boying, che sono i ballerini, quelli che fanno la breakdance, per intenderci, e abbiamo il writing, che invece sono i graffitari, no? Quelli che disegnano, che esprimono la loro arte attraverso il disegno. Quindi in un modo o nell'altro l'hip hop è espressione libera che si manifesta attraverso l'arte. L'arte della scrittura, l'arte del DJ, l'arte appunto del ballo e l'arte anche del disegno. Poi sì, per alcuni c'è anche una quinta disciplina che si chiama il beatbox, fare le basi con la bocca. Il beatboxing. Qualcuno conosce il beatbox? Bene, bene. In ogni caso, quello che volevo sottolineare è che l'hip hop in particolare si basa su dei valori importanti che magari con il passare del tempo sono stati un po' surclassati da dei disvalori o non valori. Infatti oggi solitamente quando si parla al grande pubblico di hip hop si dice: ah, ma tu sei hip hopettaro, tu sei quello che dice di soldi, dice di... No, hip hop non ha niente a che fare con i soldi non sono un fine, i soldi devono essere un mezzo, i soldi sono necessari magari per un futuro, come giusto che sia, però non sono fondamentali. Cosa che invece è fondamentale è l'amore. L'amore che noi possiamo provare ovviamente per la nostra famiglia, per gli amici, come anche per la musica. E ci sono persone che portano avanti questi valori e utilizzano l'hip hop, in particolare il rap, per esprimere l'amore che provano per esso. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe you
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Artista internazionale Francesco Arena. Francesco, vieni qui, ci saluti un attimo i ragazzi, così vi congediamo in bellezza. Visto che il titolo della giornata è Nessun Parli, perché appunto il, come dire, la storia della scultura si raccontava attraverso le immagini e la musica. Spero che non vi siate annoiati. È stato bello, vi ringrazio, ciao!